quando ero piccolo c'era questo cartone animato di Felix il Gatto, questo episodio di Felix il Gatto, che ho riguardato talmente tante volte che l'ho imparato a memoria. Ma non solo le battute, anche il ritmo di tutti i suoni e le musiche di questo cartone animato. Io ho un rapporto particolare con i cartoni animati. Adoro quelli che hanno un minutaggio contenuto, quindi i cartoni animati della Warner, Willy il Coyote è uno dei miei preferiti. Mentre quando iniziano ad andare molto più lunghi, come un film, quindi quando superano 40 minuti, un'ora e diventano letteralmente dei lungometraggi, perdo di interesse completamente. Fatevi i fatti vostri, questo è un limite mio, ci convivo io. Quindi sì, ho visto la maggior parte dei film della Disney quando ero piccolo, ma soltanto una volta. Una storia particolarmente scioccante, come dice Lisa True Crime. Infatti della Disney e su Disney Plus preferisco guardare i corti degli anni 30, 40, 50. Ma non vi incazzate, è il mio cervello che funziona così, le sinapsi, gli impulsi elettrici danno quell'effetto. È inutile che vi menta dicendovi sì, il mio film preferito Il Re Leone 3, non è vero? Piuttosto che 100 lungometraggi Disney, preferisco una puntata di Zig e Sharko. Ma tutto questo per raccontarvi la storia di oggi, una storia che, come al solito, qualcuno da qualche dimensione mi lancia addosso, capita per caso, e a quanto pare questa è la mia vita ormai da sempre. Mentre spulciavo la mia piccola collezione di 8 mm che ogni tanto ritiro fuori da un cassetto polveroso, mi ritrovo questo. Le avventure di Gatto Evaristo. Questo ipotetico cartone animato che sembrerebbe una parodia di Gatto Silvestro con dietro tre dei suoi fantastici amici, ce l'ho da un po', ma è una di quelle cose a cui non pensi. Dici, vabbè, è lì, ce l'ho, non importa, prima o poi lo guarderò. Ma prima di guardarlo, fammelo cercare online, vediamo cos'è, chi l'ha fatto. Ma se avete aperto questo video e conoscete il mio canale, sapete già la risposta. Non ho trovato niente da nessuna cazzo di parte, nulla, il vuoto cosmico, non un frame, nessuno che ne parlasse da nessuna parte di internet. E voi adesso mi accompagnerete nel viaggio che è stata la ricerca di Gatto Evaristo. Too many frowns can change a bride's disposition, as sure as clouds can darken the dawn. Yet every joy in life has been our one ambition, and that's how we intend to go on. La ricerca non ha portato nessun tipo di informazione, ma letteralmente nessuna. L'unica cosa che ho trovato è che alcune persone su eBay lo vendono, Gatto Evaristo, e sembra esattamente lo stesso 8 mm che ho io. Ma ve lo posso assicurare, non c'è un filmato, non c'è una clip, non c'è neanche un singolo frame di questo cartone animato. Allora, se avessi avuto soltanto l'unica copia esistente sulla faccia della Terra di questa cosa qua, avrei detto, ok, sono incappato in qualcosa di particolare, ma altre persone lo vendono. Quindi com'è possibile che non ci sia niente da nessuna parte? E anche chi lo vende spesso scrive non visionato. Quindi l'unica cosa da fare è vederlo. E io ho il mio personale proiettore 8 mm per bambini piccoli. Quindi perfetto per quello che dobbiamo fare. Esattamente. Ci siamo? Sì. Vai. Sì. Eccolo qua, vedi? Poi noi spegniamo le luci. Sto mettendo il nastro nell'altra bobina per farlo arrotolare poi. Cosa ti aspetti? Non lo so. Mi si vede un po'? Pochissimo. Pochissimo. È la prima riproduzione, forse addirittura di questa pellicola di Gatto Evaristo. Pre, filma, vieni qua, basta. Pronto? Vai. Aspetta. Allora, mi sa
che non è adatto, perché la pellicola era parecchio spostata. Ed arriva immediatamente il primo intoppo. Le avventure di Gatto Evaristo non è un 8 mm, è un super 8 mm. Ed infatti il proiettore non riesce a visualizzarlo come si deve. Detta in parole povere, la differenza fra un 8 mm e un super 8 è che il frame che contiene l'immagine in un super 8 è leggermente più grande di quella di un 8 mm. Quindi sulla tela veniva tagliato. Ma c'è un'altra cosa che io ho, dov'è? Eccola qua. Questa monnezza presa da Amazon, Movie Digitizer, che digitalizza appunto le pellicole. Vi faccio una recensione al volo. Non compratelo. Link affilato in descrizione. No! Però sono i rischi del mestiere quando vuoi fare una roba che non conosci. Le avventure di Gatto Evaristo. Sì. Ok. No, ma poi sarebbe stato incredibile se fossi riuscito io a digitalizzare. E infatti non è venuto una bega. O meglio, qualcosa è venuto fuori. Sono tornato dopo mezz'ora, ma il video sta ancora andando avanti e credo ad un terzo o ad un quarto della pellicola, ma lo sta facendo. E lo farò partire domani sotto mia supervisione, perché adesso devo andare a casa e quindi niente. Non mi posso distrarre un attimo, che ha finito di sbobinare letteralmente tutto quanto, ha passato la pellicola. Adesso porterò l'SD, che dovrebbe essere qua dietro, e visionerò il risultato. Incrocio le dita perché secondo me non è venuto benissimo. Però, con quello che abbiamo fatto, una cosa c'è. Signore e signori, per la prima volta online in anteprima mondiale, il primo frame in cui appare Gatto Evaristo. Ed è Gatto Silvestro. Gatto Silvestro. Alla fine sono riuscito a digitalizzarlo, ma talmente male che la mia cartella è divisa in tantissimi piccoli file di un cartone animato di 7 minuti, perché continuava a stopparsi, continuavamo a fermarlo e a farlo ripartire. Però ce l'ha fatta, ma non lo conto per buono. Da qui, tralasciando un attimo il filmato animato, sono partite due ricerche. Una di Polistampa S.P.A. Milano, perché sul retro della scatola c'è scritto che questo è una produzione Polistampa S.P.A. Milano. Perfetto, fammi cercare Polistampa S.P.A. Milano, mortacci sua, non si trova niente! L'unica Polistampa che ho trovato è quella di Firenze, che fa libri. C'è un'altra Polistampa S.P.A. che fa arte funeraria, e io ho il sospetto che non sia la stessa Polistampa S.P.A. C'è una Polistampa S.P.A. Milano che è una copisteria e sviluppo foto, ma dice che nel 2021 aveva 0 dipendenti e oggi ha un nome diverso. È sempre una copisteria, ma ha un nome completamente diverso, quindi non credo fosse quello. E l'altra ricerca è data dal nome dell'animatore che ha creato Gatto Evaristo. Si legge poco, ma è Giancarlo Marchesi. Cazzo, abbiamo il nome dell'animatore! Fammi cercare il nome dell'animatore! Ma non è possibile! L'unica cosa che si riesce a trovare di Giancarlo Marchesi è che ha lavorato a La Linea, un personaggio di Osvaldo Cavandoli che non sto qui ad approfondire, che Marchesi da animatore ha solo animato durante il periodo del carosello tra il 69 e il 76. Ma, una cosa che sono riuscito a notare da quel poco che si vede dalla digitalizzazione che ho fatto io, i personaggi parlano. Ma un'altra cosa che il digitizer de merda non fa è estrapolare audio, perché se lo avessimo potremmo sentire le voci dei doppiatori, quindi si va alla ricerca per le strade di Torino di uno studio che possa digitalizzare un super 8 mm con audio. Faccio una piccola ricerca e scopro che in pieno centro a Torino c'è uno studio che digitalizza super 8. E loro gentilmente mi dicono che possono digitalizzare la pellicola in 15 giorni. Magari riesco a trovare qualcuno che lo fa un po' più velocemente, ma non serve cercare, sono proprio loro che mi indicano un altro studio, molto ma molto più vicino a casa mia. In questo complesso di uffici mi apre la porta questo signore simpaticissimo e di una dolcezza infinita, che
chiacchieriamo insieme un pochino del più e del meno sulla, appunto, la digitalizzazione dei Super 8 e su tutto quello che le famiglie perdono perché non fanno questo processo. E mi promette che in pochi giorni me lo avrebbe ridato. E durante questo periodo, due colpi di scena. Il primo, facendo l'ennesima ricerca, cambiando le parole chiave ogni volta, cercavo Polistampa S.P.A. Milano Gatto Evaristo, Polistampa S.P.A. Milano 8 mm, Gatto Evaristo 8 mm, insomma, cambiando l'ordine degli addendi, sono riuscito anche a cambiare il risultato. Di poco, in un post di un forum nel 2012, ho trovato questo. Salve, sono riuscito ad acquisire 4 cartoni animati italiani con lo stesso titolo. Mi chiedevo se qualcuno potesse darmi delle informazioni più approfondite. Io ho detto, guarda qui, qualcun altro ha trovato Le avventure di Gatto Evaristo e sta chiedendo nel 2012 in un forum a caso qualche spiegazione. Il titolo è Miagolao e Gedeone, compagnia Polistampa S.P.A. Oh, e questo cambia molto le cose, perché vuol dire che Polistampa S.P.A. non ha fatto solo Evaristo, ma ha fatto anche qualcosa chiamato Miagolao e Gedeone. Cerco Miagolao e Gedeone e trovo una ceppa. Veramente ho trovato solo un libro per bambini chiamato Gedeone, una storia d'amore. Mi sparo in bocca adesso, manca poco, ve lo dico. L'altro twist è che, mentre aspettavo la digitalizzazione in quei giorni lì, siamo andati ad un mercatino e lì dentro una vetrina c'era uno stock di 10, 15, 8 mm. E in fondo, piccolino piccolino, c'è di nuovo Gatto Evaristo. Io non l'avevo mai più visto e proprio in quei giorni lo ritrovo, anche se in un formato molto più piccolo. In teoria questo vuol dire che è una versione un po' più corta, anche se hanno la stessa copertina, no, proprio la stessa confezione, identica. L'unica differenza è che sul fondo c'è il titolo Evaristo e Filiberto all'ultimo scherzo. Chi sarà Filiberto dei tre? Il cane, il topo, l'uccellino? Dobbiamo aspettare la digitalizzazione che arriva con un messaggio, con un SMS. Old school, mi piace. E mica mi chiede la mail per inviarmi un MP4. Mi ha dato anche la custodia, quindi abbiamo il DVD di Gatto Evaristo, il primo, credo l'unico DVD esistente di Gatto Evaristo. Masterizzato, ovviamente, però... E adesso sono curioso di vedere se è venuto bene il video, ma soprattutto se dall'audio possiamo dedurre che ci sia un doppiatore, qualcuno. Io lo spero. Speriamo. Non avete idea di quanto sia incredibile questa cosa per me. Sì, ha l'audio e sì, è doppiato. Ecco fatto. Ed ora a noi due. Solo che noto subito che ha gravissimi problemi di sincronizzazione tra video e audio, causato probabilmente dal vecchiume della pellicola. Quindi ho fatto un piccolissimo restauro, ci ho messo le mani anch'io, ho estrapolato il file dal DVD e l'ho risincronizzato io. Quindi, com'è? È carino. È carino, non posso dire, è un cartone animato di 7 minuti dove c'è questo gatto che fa i dispetti al cane. Incredibilmente non è per niente Gatto Silvestro, ma molto più Willy il Coyote, con lui che costruisce i binari e poi da binari spunta un treno. Quello è proprio Willy Coyote 101. È anche creativo allo stesso modo, con lui che inghiotte una scatoletta per diventare ventriloqui, ma non la usa per parlare, perché lui sa già parlare. La usa per sparare un fulmine con la bocca e animare degli oggetti, come una cassetta degli attrezzi che abbaia. E la scatola sopra è scritta in italiano, quindi questo conferma che al 100% è una produzione italiana, ed è già qualcosa. Ma non è l'unica cosa che ciccia fuori. Questi 7 minuti non fanno tutti parte dello stesso episodio, ma è diviso in due. Il principale, che prende tre quarti del minutaggio, dove loro sono doppiati, ed è l'episodio della voce del ventriloquo. L'altro invece è soltanto una porzione finale piccolina, un po' diversa, nel senso non c'è una transizione tra un episodio e l'altro, ma si nota che è diverso perché questo è muto, cioè c'è solo la musica, loro non si parlano, non ci sono dialoghi, quindi c'è proprio un pezzo attaccato all'episodio precedente. Ma non è la cosa più strana. Quella arriva a 2 minuti. Potrò allontanarmi indisturbato. Veramente tremendo. Vediamo adesso cosa combina.
veramente tremendo, vediamo adesso cosa combina. Io ero convinto che questo fosse il narratore esterno, sai, come si faceva una volta. Ma no, sia perché la voce arriva quasi da fuori campo e a un certo punto, proprio alla fine della frase, si sente un audio lontano di un televisore acceso. Ma soprattutto dopo la voce riappare. Deve essere furbo questo. Accidenti. Chi sarà a parlare? Il proprietario del Super 8? Sarà Giancarlo Marchesi? Sei tu Giancarlo? Magari qualcuno di Polistampa Milano negli anni 70 che ha deciso di registrare qualcosa? Il nonno che ha regalato al nipote questo Super 8 e voleva fare lo splendido parlandoci sopra? Io adesso mi prendo le orecchie, me le strappo tipo velcro e mi ammazzo. Perché no? Come? Quindi mi sono detto, facciamo la prova del 9. Se nella mia versione c'è la voce registrata fuori campo, proviamo ad andare a digitalizzare anche quest'altra versione e vedere se qui c'è la voce fuori campo. E secondo voi, questa versione ce l'ha o non ce l'ha la voce fuori campo? Sta diventando una tradizione, ogni tot gliene porto uno sempre più piccolo, così giusto per vivere. Purtroppo non ce l'ha. Sapete perché? Perché è un altro cazzo di episodio di Gatto Evaristo, completamente diverso, dove lui si fa gli scherzi col topo. Però anche se io vedo i dialoghi, purtroppo non ha l'audio. E il signore credo mi abbia messo una musica copyright free in sottofondo. Ho degli aggiornamenti. Mentre montavo, ho ricercato ogni cosa di cui parlavo nel video, per essere sicuro che non ci fossero aggiornamenti. E durante la ricerca di Giancarlo Marchesi sono andato a ricercare gli animatori della linea. E in mezzo a tutta la lista, guarda un po', c'è un Loretta Marchesi. Saranno parenti? Facciamo un altro tentativo, scriviamo Giancarlo e Loretta Marchesi animatori. E guarda un po', lo studio GLM. Questo studio ha collaborato con un sacco di case di produzione. Ha fatto la linea, ha fatto la pimpa di Altan e ha collaborato con l'autore Disney Romano Scarpa. Ma anche di questo ho trovato quasi zero online. Quasi. Tutte queste informazioni le ho ritrovate da una singola intervista a Loretta Magnani, che sono riuscito a trovare e a contattare su Facebook. E sto aspettando la risposta. Sono stanco, spettinato, è tardi e sono in un hotel a Roma il giorno prima della pubblicazione che faccio un secondo aggiornamento perché odio che questo video non finisca. Ho fatto tutto quello che ho potuto, ma non basta e non è giusto nei confronti di un'opera come Gatto Evaristo. Quindi vi chiedo un favore. Se avete delle notizie aggiuntive o addirittura dei Super 8 di Evaristo da volermi inviare o da volermi passare un link digitalizzato, quello che volete, mandatemi tutte le informazioni possibili. Scrivetemi dove volete e facciamo una parte 2, perché io voglio salvaguardarlo. Internet, fai il tuo cazzo di lavoro. Buon compleanno NordVPN! Per festeggiare avrete uno sconto esclusivo tramite il link. Ormai lo saprete tutti, siete in viaggio, volete connettervi alle reti pubbliche in tutta sicurezza? Volete vedere Gatto Evaristo dall'estero? Con NordVPN potete connettervi ad un IP italiano per poterlo vedere. Come sempre, il codice sconto è in descrizione. No,